Cresce l'arrivo di profughi ucraini in provincia di Pesaro Urbino. Cresce e purtroppo gli eventi bellici suggeriscono che continuerà ad aumentare. Da positivo contraltare c'è però che sta crescendo pure la capacità d'accoglienza dei pesaresi. Sempre di più quelli che mettono a disposizione la propria casa per accogliere ucraini in fuga dalla guerra. Iniziative di privati cittadini, iniziative della parrocchia, ma anche situazioni d'accoglienza più strutturate. Come quella dei CAS, centri d'accoglienza straordinari, strutture sparse sul territorio e già utilizzate per accogliere migranti che hanno affrontato il viaggio della speranza nel Mediterraneo. C'è però accoglienza e accoglienza, e non può chiamarsi tale quella che mostrano questi video girati a Fratte Rosa in uno dei centri d'accoglienza CAS gestiti dalla Eurolex. Qui una decina di ucraini hanno trovato una situazione di degrado e incuria non tollerabile. Una madre e una bambina di 4 anni, ad esempio, hanno preferito dormire in macchina dopo essersi trovate di fronte a quattro pareti grondanti muffa, insetti e sporcizia di ogni genere, dai letti e pavimenti, dai bagni, fino agli avanzi di cibo trovati in frigo. Una situazione segnalata alla prefettura dall'avvocato e consigliere comunale di Pesaro, Giulia Marchionni. Tante famiglie stanno arrivando in maniera anche autonoma in città, perché magari ci sono parenti o amici che già sono inseriti nella comunità locale pesarese. Io ho avuto queste segnalazioni di famiglie che sono arrivate, che entro le 48 ore, come prescrive la norma, si sono recate in questura per segnalare e denunciare la propria presenza in città. Una volta segnalati vengono inseriti nel percorso di accoglienza e purtroppo quello che vedete è uno dei luoghi in cui sono stati accolti. Luoghi assolutamente inadeguati non solo ad accogliere i profughi ucraini, mi viene da dire, ma anche qualunque altra persona che dovesse arrivare, anche i migranti, chiamiamoli così, ordinari. Quello che abbiamo fatto poi come rete di amicizia, perché si è creata questa solidarietà dal basso, purtroppo non organizzata, nel senso che non abbiamo supporto se non la nostra buona volontà, è quella di trovare delle proposte alternative, quindi famiglie di buona volontà che si sono messe a disposizione con un posto letto, un pasto caldo, stanno dando accoglienza a mamme, bambini, nonne che stanno arrivando in queste ore in città. Ovviamente il messaggio che vorrei venisse lanciato è che in attesa che anche l'amministrazione comunale promuova magari una convenzione con la prefettura per mettere in rete tutte queste proposte di accoglienza fatte dai privati, la proposta che voglio lanciare è coordiniamoci tra di noi. Io metto a disposizione la mia mail istituzionale per far pervenire queste richieste, queste proposte di accoglienza, perché se sappiamo di una mamma con un bambino che sono in difficoltà e non hanno un tetto sopra la testa, piuttosto che dormire in macchina, come è già successo, possano essere accolte dentro le nostre case.